però sperimentare, intendo dire elaborare continuamente delle fasi del nostro, della nostra emozione, cosa che oggi capita poco, perché vi rendete conto, ormai abbiamo Netflix e siamo a casa dal cinema, quindi viene pure dura, mi chiama, ma andare al cinema, posteggiare, no, non c'è niente, altro che 4K, cioè, è un concetto che comunque io accetto, nel senso, non è che non c'è più bisogno di andare al cinema e vedere lo schermo grande, al cinema non ci andava e ci dovrebbe andare per incontrare la gente, per confrontarsi con la gente. Io quando uscivo dal cinema non capivo Kubrick, io quando ho visto il Monolite da piccolo ho detto ma che è questa cosa? Cioè, ma io me lo chiedevo, mi informavo, avevo amici più grandi di me, dicevo ma che è questo Monolite? Allora tutte teorie sbagliate, tutte filosofie sbagliate, però poi arrivato a un certo punto l'ho capito. E quindi Tarkovsky, tanti altri registi, che avevano un confronto, oggi invece vai al cinema ma non hai confronto con nessuno, penso ai i telefonini, i ragazzi che sono distratti, è una cosa brutta. Quindi quell'amore io non lo voglio perdere e non lo devo perdere e continuo a lavorare con i giovani per questo motivo. Addirittura ho finito di fare un corso alla Division e loro di solito, i miei colleghi fanno dei corsi specifici, no? Chi non può mettere di là, non può mettere di là. Invece io gli ho detto ragazzi, siete dei cretini con la macchina da lei. Abbiamo fatto un cortometraggio. Abbiamo fatto un piccolo film che comunque mi piacerebbe fare vedere, lo pubblicheranno, con due attori che comunque non riescono a fare delle cose perché loro non li sanno dirigere. E quindi è una provocazione al fatto che oggi si è convinti di dirigere, ma non dirigi nulla, perché ci sono dei ragazzi che sono convinti e prendono un attore, fa da tanto non lo sai. Cioè, è una cosa impressionante. Allora io mi rimprovero. Ecco, ma il fatto che tu, oltre a essere un direttore della fotografia, sei anche uno sceneggiatore, un regista, non mette questi ragazzi che fanno le prime cose in soggezione di fronte alla tua presenza? La prima legge che io dico a loro è di non essere così. Cioè, nel senso, io infatti una volta non sono stato premiato in un festival perché giustamente il corto aveva la fotografia mia. E io gli ho rimproverato, gli ho detto scusate, io sono un servitore dell'immagine. Non è che sono professionisti, ma professionisti sono pure i ragazzi che sono nei corsi. Cioè ci sono dei direttori della fotografia giovani che sono bravissimi. Ce ne ho visto delle cose, perché con un sostenitore del cortometraggio, poi c'è un festival a Ancona, vedo delle cose che sono stupende. Cioè oggi, per esempio, le serie che ci sono su Netflix sono fatte tutte da giovani, addirittura ho scoperto una cosa incredibile, mi va di raccontare, c'è una serie, adesso non ricordo il titolo, comunque è uno che guarda la sua ragazza di nascosto, stalking, dove sono state girate le prime tre puntate da un direttore della fotografia giovanissimo che ha usato delle lenti anamorfiche, tutte ballate, oniriche, immagini oniriche, ma bellissimo, era bellissimo, focate a fuoco, poi l'hanno buttato fuori e hanno messo un dietro la fotografia che cercava di fare la stessa cosa con delle ottiche sferiche. È venuta una cagata. E quindi io la serie l'ho abbandonata, perché io già l'immaginario l'avevo già avuto da lui. E quindi questa cosa se mi capiterà di vedere, adesso non ricordo il titolo, comunque è una serie di elementi. E ho scoperto uno di questi elementi e perché la racconto? Perché un giovane direttore della fotografia che osa a usare delle cose retro, dico lenti antiche, per me che ben venga, cioè perché gli faccio pure i complimenti, perché sono sperimentazioni di immagini. Non dobbiamo basarci la tecnologia, 4K, 8K, ma si parla solo di questo.